Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci in lui. Cristo ha vinto la morte per sempre, rallegriamoci in lui. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Dio, che ci ha dissetati con l'acqua della sapienza, vi doni una gloria eterna e la sua pace sia con tutti voi. Terzo giorno dell'ottava di Pasqua. A quanti hanno accolto l'annuncio della risurrezione e gli chiedevano cosa dovevano fare, Pietro rispose che dovevano convertirsi e farsi battezzare. Convertiamoci anche noi al Vangelo. E il perdono di Dio sia per noi un secondo battesimo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nei sacramenti pasquali hai dato al tuo popolo la salvezza e fondi su di noi l'abbondanza dei tuoi doni, perché raggiungiamo il bene della perfetta libertà e abbiamo in cielo quella gioia che ora pregustiamo sulla terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro diceva ai giudei: Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: Che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa. E per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: Salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio.
dell'amore del Signore è piena la terra. Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Dell'amore del Signore è piena la terra. L'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Dell'amore del Signore è piena la terra. Alleluia, 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 alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabuni, che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È un tempo tutto speciale quello che stiamo vivendo. Mi riferisco prima di tutto al tempo liturgico dell'ottava di Pasqua e dentro. Certamente questa ottava di Pasqua c'è questo tempo speciale che stiamo vivendo a casa, rispettando, ecco, il divieto di uscire, ma ci siamo detti in questi giorni che è sempre Pasqua, nonostante il nostro rimanere a casa. Continuiamo rimanendo a casa a fare chiesa, a sentirci chiesa. E vedete, questo tempo di Pasqua mi piace definirlo il tempo della Chiesa, perché proprio dopo la risurrezione, pian piano, si costituisce la Chiesa. Ma siamo ancora proprio nei primissimi giorni, nelle primissime ore dalla risurrezione di Gesù. E certamente la luce della Pasqua è una luce così forte che abbiamo bisogno pian piano di gustarla e fare in modo che questa luce illumini le nostre giornate, anche i nostri pensieri, i nostri desideri. E vedete, l'ottava di Pasqua, come l'ottava di Natale, è un unico grande giorno di Pasqua.
Quindi anche questa messa è una messa pasquale, è una messa nella quale continua l'annuncio della risurrezione. La Chiesa continua a dire gloria a Dio, continua ad annunciare cantando l'alleluia, che è il canto dei risorti. Nella prima lettura dagli Atti degli Apostoli, e gli Atti degli Apostoli è un libro davvero bello e che ci accompagnerà in questo tempo, è proprio il libro della Chiesa. È il libro dove pian piano comprendiamo bene come la Chiesa si diffonde, come la Chiesa annuncia il Vangelo, come la Chiesa si organizza. E in questa prima pagina chiedono a Pietro, Pietro che diceva ai giudei, annunciava ai giudei che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha costituito Signore e Cristo. E allora chiedono a Pietro che cosa dobbiamo fare e Pietro dice convertitevi e fatevi battezzare. Ovviamente all'inizio la Chiesa ha convertito i pagani o gli ebrei e poi ha battezzato e quindi la fede cristiana che si diffonde. Al giorno d'oggi qualcuno giustamente dice che se prima si convertivano per battezzare, adesso bisogna convertire i battezzati e quindi dobbiamo anche noi sentire questa urgenza. Prima è così come si battezzavano i convertiti, oggi si devono convertire i battezzati. Qualcuno così parlando di questo tempo richiama sempre con discorsi non sempre carichi di speranza, richiama sempre l'urgenza della conversione. Qualcuno parla degli ultimi tempi. Beh, io direi che la conversione non solo è per questo periodo di pandemia, la conversione dura tutta una vita, anche quando non ci sono queste situazioni, ecco, difficili e dolorose. La conversione dura tutta una vita. E anche certamente questi eventi ci aiutano a viverla, questa conversione al Signore. Questo tempo ancora di più. Ma sempre dobbiamo da battezzati vivere da convertiti. La conversione, ripeto, accompagna tutto il cammino. Non basta ricevere il battesimo, la prima comunione e la cresima per dirsi cristiani. La fede cristiana prende forma nella nostra vita. Ecco il cammino della formazione alla vita cristiana. Ma ogni giorno è tempo nel quale siamo chiamati a prendere la forma di Cristo. E quindi questo primo pensiero è proprio un pensiero, diciamo, di conversione, un pensiero nel quale anche noi, fratelli cari, in questo periodo, ma sempre, siamo chiamati a convertire il cuore, a cambiare, a migliorare, a purificare, ripeto, per prendere la forma di Cristo, come discepoli di Cristo. Nel Vangelo abbiamo questo incontro, un incontro pieno di passione, di amore, di fedeltà, di Maria, di Magdala che si avvicina al sepolcro mentre piangeva, vide due angeli in bianche vesti e gli chiesero: Donna, perché piangi? Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto. E poi vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. E alla domanda, donna, perché piangi? Subito, giustamente, sentirsi chiamare per nome da Gesù, e Gesù l'aveva chiamata per nome nel momento in cui la perdonò e la chiamò alla sua sequela, Maria di Magdala riconosce il Signore, tant'è vero che lo chiama Rabuni, che significa maestro. Non mi trattenere, ma va dai miei discepoli e di loro che salgo al Padre mio e al Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E Maria di Magdala doveva annunciare: ho visto il Signore e ciò che gli aveva detto. Noi ascolteremo tante pagine del Vangelo, dei Vangeli della risurrezione, con tanti incontri di Gesù, con le donne, con i discepoli, con Pietro, con Tommaso. Mi piace dire che in questo tempo di Pasqua siamo chiamati noi a incontrare il Signore Gesù, a vedere il Signore Gesù.
perché il Signore Gesù si rivela anche in questo tempo. Il Signore Gesù sempre si rivela e accompagna il nostro cammino, ma noi possiamo anche non riconoscerlo, possiamo anche magari forse fare un pezzo di strada con lui, così come è capitato ai due discepoli di Emmaus, e non riconoscerlo. Allora, come compito a casa, dovremmo chiederci come riconosco il Signore, dove riconosco il Signore Gesù. Noi diciamo sempre che il Signore Gesù è vivo, presente, risorto, che il Signore è con noi, che accompagna il nostro cammino, ma dove io riesco a riconoscere la presenza di Gesù nella mia vita quotidiana, nelle piccole e grandi cose di ogni giorno? Perché questo è l'annuncio della Chiesa, ma ognuno di noi è chiamato a vedere il Signore Gesù. Ecco, chiediamoci nel silenzio del nostro cuore se abbiamo occhi e cuore capaci di riconoscere il Signore, oppure il pianto, il dolore, l'angoscia, la depressione, la paura, lo sconforto sono più forti e magari ci accecano gli occhi e non ci permettono di riconoscere il Signore Gesù, vivo, risorto, presente in mezzo a noi. Come Maria di Magdala, anche noi ci gettiamo ai piedi del Maestro risorto e cerchiamo di trattenerlo affinché presenti al Padre la nostra intercessione per i credenti e per tutta l'umanità. Diciamo insieme: Maestro, ascoltaci. Per la Chiesa, sia casa accogliente e capace di accompagnare ogni uomo all'incontro con il Signore risorto, preghiamo. Maestro, ascoltaci. Per i ministri incaricati dell'evangelizzazione e dell'iniziazione cristiana dei ragazzi e degli adulti, siano guide vere all'adesione personale al Signore Gesù, preghiamo. Maestro, ascoltaci. Per ogni donna credente, sia consapevole ed eserciti con fedeltà la sua missione e il suo servizio nella Chiesa, preghiamo. Maestro, ascoltaci. Per noi qui presenti, la fede nella risurrezione sia rafforzata da una costante conversione di vita, preghiamo. Maestro, ascoltaci. Per il nostro fratello Diego, perché il Signore, che lo ha chiamato a diventare suo figlio nelle acque del battesimo, lo accolga nella risurrezione finale dell'ultimo giorno, preghiamo. Maestro, ascoltaci. Chiamaci per nome, Signore, come hai chiamato Maria davanti al tuo sepolcro vuoto, e risveglia in noi la consapevolezza del battesimo, affinché viviamo in comunione con te, come fratelli rinati dalle stesse acque e nello stesso spirito, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, l'offerta di questa tua famiglia, perché con la tua protezione custodisca i doni pasquali e giunga alla felicità eterna, per
Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, celebrando il memoriale della morte e della risurrezione del suo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Leonardo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello Diego e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di tutti noi abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri, San Nicola il pellegrino, San Giuseppe Moscati, Santa Bernadette, San Giovanni Paolo II,
Santa Maria de Mattias e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci avviciniamo, Padre, al terribile trono dell'altare e veneriamo i sacramenti dell'agnello vivente. Le lacrime che abbiamo versato nella penitenza quaresimale e il mendicare la tua indulgenza risanino il corpo della Chiesa. Allora possiamo tutti riprendere forza e con i nuovi rinati nel battesimo entrare nella Gerusalemme celeste. E poiché tu lo hai comandato, noi così dalla terra preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Voi che seguite da casa questa santa messa, vivete questo momento di comunione spirituale, pregando così. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abbassa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo e così sia. E viviamo questo momento di silenzio e voi che ci seguite da casa, pregate chiedendo comunione spirituale con il Signore Gesù.
Se siete risorti con Cristo, cercate le cose del cielo, dove Cristo siede alla destra di Dio. Gustate le cose del cielo. Alleluia. Preghiamo. Ascolta, Signore, le nostre preghiere e guida questa tua famiglia purificata con il dono del battesimo alla luce meravigliosa del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, vi ricordo che alle 19, per chi può, collegatevi con la pagina Facebook della Cittadella Sanguis Christi, delle suore adoratrici. Ci sarà la lezione divina per domenica prossima. E poi domani pomeriggio alle 18 continuerò la catechesi sul catechismo della Chiesa Cattolica che abbiamo iniziato prima della Settimana Santa. Facciamo la terza puntata alle 18, sempre su questa nostra pagina Facebook, mentre alle 19 ci sarà sempre la messa trasmessa in diretta dalla parrocchia. È un modo per rimanere vicini, per fare comunità. Vi ricordo comunque, ecco, mi raccomando alla preghiera personale da vivere in casa e sappiate sempre che ci sono e che la parrocchia è aperta al mattino dalle 8 alle 11 per le necessità, ecco, che ci sono e continuiamo a vivere in questo modo. Certamente non è semplice, ma dobbiamo aiutarci gli uni gli altri. Come ho detto nell'augurio di Pasqua, dobbiamo vivere con due, ecco, grandi ricchezze della nostra vita. La prima è lo Spirito Santo, la seconda è la comunità. Quindi affrontiamo e attraversiamo questo momento, questi tempi, questo periodo con lo Spirito Santo e insieme. Certamente ci sentiremo più forti, più coraggiosi, più determinati per andare e camminare in avanti e insieme. Il Signore sia con voi. Concedi al tuo popolo, Signore, di raccogliere il frutto delle celebrazioni pasquali e di vivere con la fede e con le opere la propria vocazione battesimale nell'attesa della gloria futura per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina Celi, laetate, alleluia. Qui aquem meronisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Godi e rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia.